Hola, hola, dovrei essere in diretta. Fatemi sapere se mi sentite, se mi vedete bene. Magari potete scrivere nei commenti dicendo che tutto funziona correttamente. Oggi, come ogni mercoledì alle 21, sono sempre qui in diretta per intervistare i maggiori esperti italiani di crescita personale e spirituale. Sono degli incontri interattivi, quindi in qualunque momento della serata, qualunque condivisione senti di fare o domanda che senti di porci, fallo pure nei commenti, saremo super felici di leggerti e di risponderti. E arriviamo all'oggetto di questa serata, perché anche stasera ho un ospite molto speciale, che è Giampiero Ghidini, attivista, speaker e scrittore. Allora, vediamo, diamo il benvenuto a Giampiero. Buonasera a tutti gli Buonasera, ciao ascoltatori. Giampiero. Ah, che piacere. Grazie per esserti unito a noi in questa diretta, è un super piacere essere insieme stasera. No, grazie a te, grazie a voi. Bello. Per chi non ti conosce, io faccio una brevissima introduzione. Tu sei il papà di Emanuele, detto Ema, scomparso a 16 anni nelle acque del fiume Chiese. La perdita di un figlio adolescente, io penso veramente il dolore più grande che si può immaginare. Oggi ho un figlio, provo a immaginarlo, ma è così grande che è faticoso da immaginare. Anche per te, anche l'evento, diciamo, che ti ha avviato in un viaggio, no? Un viaggio di riscoperta di te stesso, attraverso anche il dolore, l'amore, quindi tutta una serie di viaggio interiore, che è quello di cui parleremo stasera, no? Oggi, attraverso l'associazione Ma Pesciolino Rosso, porti un po' la tua testimonianza in giro in Italia, incoraggi il dialogo tra genitori e figli, aiuti gli adolescenti a trovare uno scopo nella vita. Diciamo che io ho conosciuto il tuo lavoro tramite mia madre, in questo caso, perché avete condiviso il palco ad un evento a Rimini o a Riccione, non mi ricordo bene, però mi parlò molto bene di te, del tuo lavoro, di come porti avanti. E poi sono andato a vederlo, ho visto anche un po' i tuoi libri. Veramente un lavoro speciale, quindi diciamo questo è quello un po' di cui parleremo oggi. È un tema forte, questo della sofferenza, sicuramente, ed è la tua, è una storia intima, no? Personale, quindi veramente ti ringrazio di cuore per il lavoro che fai e per condividerti in questo modo, per questa bella serata che passiamo insieme. Allora, io direi di andare diretti al punto, quindi. E come ogni buona storia, penso conviene partire dall'inizio. Quindi, secondo me, ci vuoi raccontare un poco di te, della tua famiglia, di Emanuele, di com'era la tua vita prima di quel giorno, un po' chi sei? Diciamo che ci sono dei momenti nella vita nei quali tu devi decidere quale direzione prendere, no? Momenti che possono cambiare completamente il tuo futuro, attimi che a tutti capitano nella vita, a volte molto forti, un po' meno. Io mi sono trovato la notte del 24 novembre 2013 sopra un fiume qui vicino a casa, erano le 2 di notte, le 3 di notte, e accanto a me c'era un ragazzo adolescente che mi aveva raccontato che mio figlio Emanuele, dopo una festa con alcuni amici maggiorenni, dopo aver preso una droga sintetica, come impazzito, si era buttato nel fiume dicendo: "Io devo uccidermi". E io ascoltavo queste parole e il mio desiderio in quel momento era quello di buttarmi, di raggiungere mio figlio. Perché, hai detto bene prima, un padre, un genitore che perde un figlio, perde la cosa più importante della sua vita. Tu sei morto, tu non ci sei più. Però in quel momento, lì sopra quel fiume, qualcosa è accaduto dentro di me. Ho cominciato a tornare quando ero adolescente, no? Sei come un nastro che si riavvolge, vedi la tua vita in pochi attimi, tutto quello che hai fatto. A quell'adolescente che ero, che voleva cambiare il mondo, avevo grandi sogni, volevo aiutare gli altri nella mia vita, no? Però mi ero anche convinto fin da ragazzo che avrei dovuto diventare ricco per aiutare più persone possibili. E avevo studiato, ho fatto l'università, mi sono laureato in economia e poi mi è andata bene, no? Senti, e tutte queste cose le rivedi mentre sei sopra quel fiume. Mi sono sposato con Serenello, ho avuto 3 figli meravigliosi, Alessandra, Emanuele, Giulia, tutto andava bene anche lavorativamente. Nel mondo del lavoro sono diventato manager di diverse aziende. Fai conto che 20 anni fa ero amministratore delegato di una decina di società, di cui una società quotata in borsa, una società era una dot com che avevo fondato da quotare, era tutto
perfetto, che è poi il titolo di uno dei miei libri. E però in quel momento lì sopra quel fiume tutto andava a rotoli. Mi rendevo conto che tutte le mie corse che avevo fatto per non far mancare nulla dal punto di vista materiale ai miei figli non erano servite a nulla. Perché la vita ci manda dei messaggi e noi dobbiamo essere capaci di coglierli. Io ne avevo ricevuti di messaggi, più di uno, eppure non li avevo compresi. Il primo messaggio molto potente lo ricevevo in quegli anni in cui correvo per avere sempre di più. Dentro di me nasceva un malessere, non ero felice, non ero sereno. E allora dobbiamo interrogarci, credo sempre, tutti noi, quando siamo tristi, quando siamo depressi, quando stiamo male. Io credo che la prima cosa che dovremmo fare è provare ad ascoltare quella voce che è dentro di noi, che è la nostra coscienza. Chiederci, ma davvero io sto seguendo i sogni di quel ragazzo? Davvero io sto comportandomi, avendo degli atteggiamenti nei confronti degli altri, nei confronti della vita, che sono in linea con la mia coscienza e con il mio cuore? Ecco, io non mi ascoltavo più. Correvo semplicemente perché bisognava correre, perché bisognava dimostrare agli altri chi ero. E la vita mi ha mandato un altro messaggio, perché l'11 settembre 2001, con l'attacco alle Twin Towers negli Stati Uniti, crollano le Torri Gemelle, crollano tutte le borse, e io quel giorno, in un giorno solo, ho perso tutto il mio patrimonio, avevo investito in borsa, volevo sempre di più, mi sono trovato in ginocchio, sopra un cumulo di macerie. E lì doveva essere un messaggio potente da cogliere, un messaggio dove la vita mi diceva: Gian Pietro, fermati, prova a ragionare, guarda se la tua vita davvero stai facendo quello che desideri o quello che desiderano gli altri, o il voler dimostrare a tutti che sei bravo, ma chi l'ha detto? Fermati un po' di più con i tuoi figli. Questo era il messaggio che forse dovevo ricevere dalla vita. Invece non l'ho capito. Ho lavorato ancora più di prima per rimettermi in piedi, per dimostrare a tutti chi ero, perché alla fine che conta è l'orgoglio, no? Il dimostrare. Certo. E a un certo punto sacrifichi anche la cosa più preziosa che hai, che è la tua famiglia. Arrivò un giorno, il 2012. Ecco, immagina questi pensieri, no? Che corrono mentre tu sei lì sopra quel fiume e ti dicono che tuo figlio è lì sotto. Non c'è più. È giù da un'ora. Nel 2012 sacrifico anche la mia famiglia, perché a un certo punto, forse per cercare qualcosa di nuovo, di diverso, non lo so, per cercare leggerezza dopo anni di battaglie, lascio mia moglie, i miei figli e me ne vado altrove, e accorgendomi presto di aver sbagliato tutto. Tant'è vero che avevo deciso di tornare a casa, e il passo era breve, mancava poco perché io tornassi a casa. Il mio futuro stava di nuovo ritornando quello di prima. Lavorativamente, col lavoro, avevo messo a posto un po' le cose. A casa sarei tornato da mia moglie e dai miei figli, ed era il 2013. E tu pensi che le cose possano sempre andare bene. Pensi di poter commettere tutte le scelte, tutti gli errori che fai, e essere sempre condonato dei tuoi errori. E invece a volte la vita risponde diversamente, accadono delle cose che tu non ti aspetti, perché quella notte la vita mi stava dicendo che mio figlio non c'era più. E allora io, mentre guardavo quell'acqua, stavo decidendo se buttarmi o cercare un senso diverso alla mia vita. E queste erano le domande che mi ponevo in quel momento, lì sopra quel fiume. Ma poi qualcosa mi ha fermato lì, no? Pensiero di mio figlio, di Emanuele. Tutte le volte che mi ricordo, quando lo facevo addormentare, perché lui era pieno di vita fin da piccolo, no? Come tutti i ragazzini. E a volte non si addormentava, voleva sempre stare sveglio, allora io gli massaggiavo gli occhi, gli massaggiavo per farlo addormentare, me lo ricordo. Se quei ricordi, e io dico, perché devo buttare via questi ricordi di lui? Perché io devo pensare alla sua morte e non alla sua vita? Perché devo pensare a quello che ho perduto e non invece a quello che ho avuto? Mi sono ricordato anche del suo pesciolino rosso, perché proprio in quel punto del fiume dove lui si è buttato, un po' di anni prima, quando Emanuele era un bambino,
avevamo liberato un piccolo pesciolino rosso dello stagno di casa, abbiamo uno stagno in giardino, un pesciolino rosso che stava morendo, l'avevamo liberato in quel fiume, pensando che riprendesse nuova vita. Effettivamente il pesciolino si stava riprendendo, ma è partita un'anatra e si è divorata questo pesciolino. E lo avevamo buttato nello stesso punto dove Emanuele se n'era andato. Però questa cosa mi ha fatto riflettere, perché Emanuele quel giorno da piccolino aveva ricevuto un insegnamento dalla vita, cioè col suo pesciolino, no? Che la vita non è fatta solo di cose belle, di divertimento, di gioia. La vita è fatta anche di sofferenza, di dolore, anche di morte. Questo insegnava un pesciolino a un bambino. E adesso la vita forse mi stava dicendo qualcosa. Anch'io forse in quel momento, sopra quel fiume, come mio figlio, avrei dovuto capire qual era la mia lezione. Qual era il senso di tutto questo? E soprattutto c'era ancora un senso nella mia vita. E allora quella notte ho deciso di tornare a casa, sono tornato da mia moglie, dalle mie figlie, oggi siamo uniti, più che mai, e dopo 2 giorni ho avuto la mia risposta di qual era il senso, quale poteva essere il senso. E ho fatto un sogno, ho sognato che mi immergevo nell'acqua di quel fiume e salvavo Emanuele dal fiume e mi sono svegliato dal sogno. E a un certo punto ho sentito dentro di me un'energia incredibile, come se Emanuele fosse entrato dentro di me e nella mia testa ho avuto tutto chiaro. Se non avevo salvato mio figlio, avrei dovuto combattere per salvare altri figli, altri Emanuele, andare ovunque a raccontare attraverso la nostra storia il valore della vita. E allora, quella notte, alle 3 di notte, dopo 2 giorni dalla morte di Emanuele, scrissi una lunga lettera che oggi è contenuta nel libro Lasciami volare, papà, libro che è nato dopo pochi mesi, ad aprile del 2014. E in quella lettera promettevo ad Emanuele che avrei creato un'associazione per aiutare i giovani, per andare ovunque a raccontare la nostra storia. E da allora abbiamo cominciato ad andare su e giù per l'Italia. Pensa che fino ad oggi abbiamo tenuto più di 1800 incontri in tutta Italia. Chiaramente, quando è arrivato il Covid, ci ha rallentati, volevo dire ci ha fermati, non ci ha fermati, ci ha solo rallentati. Perché riprenderemo, stiamo riprendendo un po' alla volta. E la cosa meravigliosa di questi anni sono state le persone che ho incontrato, giovani, genitori. E la cosa più bella, più gratificante, è quando un ragazzo ti abbraccia con le lacrime agli occhi e ti dice grazie. Ecco, tu in quel grazie capisci che forse hai trovato il senso che cercavo. Meraviglia, bellissimo. È molto importante anche, cioè, immagino, cioè, non è facile. Tu racconti di quel momento, no, sul ponte o delle giornate successive, no? Non è facile, come tu dici, andare a che io trovo un senso, no? In quell'esperienza che è accaduta, per quanto difficile, terribile, sofferente, dolorosa quell'esperienza, no? Facile, sarebbe facile dire mi lancio dal ponte oppure vado nell'autocommiserazione, no? Dire tutto quello che avrei potuto fare non ho fatto, tutto quelle. Sono una serie di meccanismi, no, che abbiamo, che sono ovvi, sono naturali, perché vengono poi dal dolore che proviamo in quel momento, con quel cuore che è frantumato, no, in mille pezzi. Questo passaggio è fondamentale ed è molto difficile, no? Questo passaggio che tu descrivi, no? Per molte persone che vivono un dolore molto profondo, che può essere un lutto, un altro tipo di dolore, no, che si vive nella propria vita. E mi ricordo quando ho perso mio padre, no? È diverso dal perdere un figlio, però era il centro della mia vita, no? Mio padre poi è morto giovane, relativamente giovane, Quanti anzi, anni aveva tuo padre? perché aveva 52 anni, Aspetta. io ne avevo 22, direi, sì, io ne avevo 22, quindi ed era il centro della mia vita. Quando dici tuo padre, era il centro della mia vita, era tutto. Totalmente. Vabbè. Il dolore, quando arriva quel dolore, noi abbiamo 2 possibilità. La prima è quella di arrenderci al dolore, di rifiutarlo, di non volerlo vedere, di combatterlo. E allora per combatterlo
spesso siamo autorizzati a tutto, no? Come dicevi tu, annichilirti, buttarti su un divano, buttarti in un fiume, oppure darti alla droga, alcol, perché tu devi dimenticare quel dolore. Certo. Ma tu, in questo modo, non farai altro che distruggerti. Non troverai mai una strada. Oppure riempirti, sono persone che di fronte al dolore tirano fuori tutto l'odio che hanno, cercano un colpevole per quello che gli è accaduto. Ma anche questo, sì, è vero, anche l'odio, la rabbia, mm-hmm. è un sentimento molto potente che ti tiene in vita, ma ti fa vivere. O semplicemente sopravvivere. Che vita è se devo vivere nell'odio? Mm-hmm. Allora io cosa sto capendo? Io non so se è una verità, è quello che sento io. Ho capito che a un certo punto quel dolore non dovevo più rifiutarlo. Ma dovevo accoglierlo, e solo se lo avessi accolto con amore, amando il mio dolore, stai attento bene, avrei potuto amare me stesso, amare gli altri, amare la vita, e solo a patto di trovare la parola amore io avrei potuto trasformare quel dolore in qualcosa di più grande, qualcosa che diventa per me una guida nella vita, capire davvero che cosa conta realmente nella vita. Ma questo sentimento dell'amore, che è fondamentale, amare, ripeto, amare noi stessi, amare la vita, amare gli altri, non possiamo generarlo se non facciamo delle cose, se non facciamo un passaggio fondamentale dentro di noi, che è una parola, la più difficile per un essere umano, che è il perdono. Imparare a perdonare noi stessi, perché ti dico che quando un genitore perde un figlio i sensi di colpa sono enormi. E allora devi guardarti indietro e perdonarti. Perdonarti perché in quel momento magari non avevi gli strumenti per capire. E poi perdonare, come diceva anche il grande Korczak, che era un educatore vissuto 80 anni fa, morto nei campi di concentramento nel 1945, era un ebreo polacco, diceva che dobbiamo perdonare anche i nostri genitori per quello che non hanno saputo o potuto darci. E perdonare gli altri. Perdonare chi riteniamo che ci abbia fatto del male, perché se io vivo con la rabbia, con l'odio nei confronti di chi mi ha fatto del male, io non riuscirò mai a liberare amore dentro di me. Ecco, io ho capito che il perdono è quel passaggio fondamentale che mi consente di liberare amore, e se libero amore io riesco a salvarmi dal dolore, anzi lo trasformo in qualcos'altro, non lo rifiuto più, ma lo accolgo. Sono parole, parole che possono andare al vento, però io sono parole che provengono dalla bocca di un padre ferito, di un padre che ha perso un figlio, di un padre che si era perso e si è ritrovato proprio grazie al proprio figlio. E io quando vado a raccontare la mia storia, anche ai genitori, facciamo gli incontri anche serali nei teatri con i genitori, vado affinché non accada più che un genitore debba perdere un figlio per ritrovarsi, perché i nostri figli ce li mandano i messaggi, quando un figlio non parla più, quando un figlio ha dei problemi, spesso sono dei messaggi impliciti, nascosti, che ci sta mandando e che noi non vogliamo leggere, perché in fondo magari stiamo facendo una vita che non piace più neanche a noi, ma che vogliamo trasmettere paro paro ai nostri figli, vogliamo che loro siano come noi, non capendo che invece forse è tempo che cominciamo ad ascoltare i nostri giovani. Chiedere a loro qual è il mondo che vorrebbero. Non un mondo basato solo sulla competizione, sul denaro, sullo schiacciare gli altri, dare gomitate agli altri per diventare il numero uno. Un mondo che non piace più neanche a noi. Come possiamo pensare che piace ai nostri figli? Allora io vado a dire ai genitori, ascoltiamoli. Chiediamo a loro quale mondo vorrebbero. Cerchiamo invece di imporre ai nostri figli una carriera, le cose da fare, scoprire insieme a loro chi sono. Perché ogni figlio è una meraviglia. Scoprire i loro talenti, le loro passioni, lasciarli liberi anche di sbagliare, sapendo che noi siamo lì come genitori per aiutarli a dargli la mano a rialzarsi tutte le volte che cadano. Ma lasciarli cadere, lasciarli inciampare, lasciarli crescere perché diventino uomini. Questo io penso. Quante cose importanti. No, proprio vero. Mamma mia, poi incredibile, no? Quanto è importante, dicevi prima, no? Guardare la sofferenza. Cioè, invece che
metterla in un cassetto, cercare di sommergerla, cercare di... Ma invece viverla, no, appieno, quanto è importante, ma questo anche nel mio lavoro che insegno meditazione, nell'ambito della meditazione, una delle cose più importanti alla fine, no, è conoscere te stesso, conoscere quello, entrare in contatto con quello che senti, con quello che provi, con i pensieri che attraversano la tua mente. Perché questo vale un po' per tutti gli ambiti, io penso, della vita, no? Dalle nostre paure ai nostri sofferenze, alla nostra rabbia, qualunque cosa proviamo, no? Alla fine, quando più la vuoi nascondere, più poi quella cosa diventa grande, diventa insormontabile, sempre più grande, sempre più grande, sempre più come un'ombra, no? Che ti porti dietro, no? Però allo stesso tempo quanto è difficile, no? Quanto è difficile perdonarsi, come dicevi prima. Quando... No, c'era Gabriella che chiedeva giustamente nei commenti, no? Come si fa ad amare la sofferenza, no? E cioè, è vero che il perdono è guarigione, quanto è difficile, no? Però quanto è vero allo stesso tempo, no? Quali consigli sentiresti un po' di dare? Cioè, è difficile, è difficile, no? Io parto da un principio, che quello che io non posso cambiare è proprio il passato. Quello che è accaduto io non lo posso cambiare. E allora io faccio questo ragionamento. Sono tornato, ho spiegato prima, sono tornato indietro con la mente alla persona che ero diventata, che stavo diventando, e faccio questo paragone. L'ho scritto proprio nel mio libro, dietro la copertina, nella quarta di copertina del mio libro, era tutto perfetto. Ho scritto che la vita è come un prisma di marmo, un brocco di marmo, dentro il quale è nascosta la statua che rappresenta la nostra essenza, quello che noi siamo. E noi come scultori dovremmo armarci di martello e scalpello e scolpire la pietra per liberare questa statua. Invece cosa fa la maggior parte della gente? Come facevo io tanti anni fa. Quella pietra che abbiamo, vogliamo farla diventare ancora più grande. Io aggiungevo pezzi, i miei beni, il mio ego, il mio orgoglio, sempre più grande. E la mia statua era imprigionata. Ecco, oggi ho capito che il dolore è un martello e l'amore, insieme, è lo scalpello con il quale io incido la pietra per provare a liberare la statua. E penso questo, che c'è un punto di non ritorno nella nostra vita. Che quando siamo arrivati oltre, noi non possiamo più tornare indietro. E forse quando dico mio figlio mi ha salvato, forse mi ha preso per tempo, forse ancora oggi sono ancora a tempo, perché non pensare che quando tu sei condizionato da anni, no, di finanza, di corse, di accumulare, di imprenditore, imprenditoria, che tu in un secondo cancelli tutto. Sono tutte scorie che io ho dentro di me che devo scavare, scolpire, per quello che a questo punto dico, devi imparare ad amare il tuo dolore, perché ti aiuta a ritornare a te stesso. Perché credo che ognuno di noi, alla fine, dopo aver percorso mille rivoli, mille strade, dopo essere caduto, rialzato, dopo aver anche sbagliato nella vita, dovremo ritornare bambini. Tornare con quel cuore di bambini, di ragazzi che avevamo, con i nostri sogni. Ecco la mia speranza. La mia speranza è davvero piano piano ritornare puro, ritornare indietro a quel ragazzo che voleva cambiare il mondo. E devo dire grazie al mio dolore, perché d'altronde non lo posso cancellare, ce l'ho. E allora lo trasformo in qualcosa che mi aiuta, non qualcosa che mi distrugge. Certo che non è Così facile. C'è non è niente di facile. facile. Non c'è niente di facile. No. Che vita, no? Però è incredibile, no? Come il dolore spesso è proprio così, è una porta, no? Come tu dici, o ti distrugge, o però è quella porta che può trasformare completamente la tua vita. E spesso i cambiamenti più importanti delle nostre vite avvengono sempre con il dolore. L'ho sempre visto in tante persone, quanto magari fino a che non c'è quella cosa che ti fa fare quel click, no? Quel cambiamento che ti fa avere quella consapevolezza, ti fa rimettere in discussione, no? Anche tutta la tua vita, chi sei, tutte le tue priorità, come dicevi prima, le cose che sono veramente importanti, no? Nella vita. E credo che non ci sia vita dove non ci sia dolore. Perché ti dico una cosa, anche chi dovesse vivere solo, perché vabbè, a parte che quante persone non hanno una persona cara, prima o poi perdi un genitore, un nonno, ma al di là di questo, anche uno non dovesse provare dolori di perdite, man mano che cresci nella tua vita, aumenta una consapevolezza importante delle tue vite.
che è la consapevolezza della paura della morte. Tutti sappiamo che ce ne andremo da qui. E più passano gli anni, più questa consapevolezza si fa grande, questo dolore si fa grande. Ecco, ti voglio dire una cosa, e l'ho detto anche a degli amici genitori che hanno perso un figlio, che noi genitori che abbiamo perso un figlio, abbiamo perso anche la paura della morte. Noi non temiamo più la morte, sai perché? Perché siamo già morti. Io sopra quel fiume sono morto. E allora sto rinascendo in un'altra forma, e a me la morte non fa paura. Quindi mi sono liberato di una delle più grandi paure dell'essere umano. E allora a degli amici che hanno perso un figlio ho detto qualche tempo fa che noi abbiamo dei superpoteri. Il primo è proprio un'armatura, no? Che ci difende dalla paura del giudizio degli altri perché non ci interessano più i giudizi, ci rimbalzano addosso su questa armatura. Poi abbiamo uno scudo che ci protegge dalla paura della morte, non dalla morte, ma dalla paura della morte, non la temiamo più. E poi abbiamo una spada di luce. Questa spada di luce, attraverso il nostro amore, possiamo aiutare gli altri a togliere il dolore agli altri, a lenire il dolore degli altri. Perché mi è capitato tante volte, quante persone, magari nel dolore, nella sofferenza, che abbracci, piangono con te e ti dicono: caspita, se ce la fai tu, ce la posso fare anch'io. Ecco. Qual è il dovere di una persona che ha vissuto un dolore importante? Quella di non mollare. Di non mollare per dimostrare agli altri che la vita va avanti e può essere ancora, addirittura, non sarà più come prima, ma potrà essere più di prima. Perché cominciamo a guardare dentro, dentro di noi, nel profondo. E qui voglio fare un passaggio, perché spesso mi chiedono anche se sono credente, la fede, eccetera. Ecco, sono convinto che Dio non sia lontano dal nostro cuore, non sia lontano da noi. Dio per me è aggrappato alla nostra coscienza. Dio è dentro di noi. Ecco perché noi, quando non ci ascoltiamo, noi ci perdiamo. Perché ascoltiamo le voci del mondo. Dobbiamo imparare ad ascoltarla quella coscienza. Allora abbiamo tutte le risposte. Meraviglia, meraviglia. È incredibile, no? Quanto la morte sia veramente una delle paure più veramente più ataviche, no? Dell'essere umano, quelle più primordiali, più primitive proprio della nostra natura, no? Sì, e la cosa che mi sorprende di più sono anche le persone molto credenti, no? Che credono nell'esistenza di un paradiso, una vita nell'aldilà, sono talmente convinti, però quando gli dici che devono morire se la fanno sotto, ma scusa, se sei così convinto che c'è il paradiso, sei contento che smetti di soffrire. C'è questa storia Eppure carina. tutti hanno paura a lasciare questo mondo, eh? Sì. No, era il fratello, no, lo zio di mia nonna, direi, esatto, direi, che era prete, no? Quindi c'è questa storia che mi raccontava mia nonna, che carina, molto dolce, di questo prete sul letto di morte, era appunto lo zio di mia nonna, che è arrivato proprio alla fine, no, della sua vita, dopo un'intera vita da prete, era ormai, capito, sul letto proprio di morte, era arrivato agli ultimi momenti della sua vita. E la madre raccontava che un giorno, sai, era lì che gli stringeva la mano, questo era là, e lui la guardava e diceva: speriamo che sia tutto vero. Ah, ecco, quindi qualche dubbio è venuto anche a No, lui. speriamo che sia, no, quello, Speriamo, speriamo che sia beh, tutto vero, no? Perché alla fine quando ti trovi lì in quel speriamo, alla fine ha punto, detto speriamo, non era certo no? neanche lui. La Ma la vita, come fa a essere certa? La certezza vita è chi ce l'ha? davvero, no? La Sai che vita è davvero. c'era un film con Robert Redford, non so, guardalo, si intitola La scoperta, mi sembra. La scoperta. È un film recente. E questo film parla di questo scienziato che ha scoperto che quando muori il tuo spirito esce, quindi aveva scoperto l'esistenza del paradiso, dell'aldilà, e l'aveva comunicata in TV quella cosa qua. Da quel giorno milioni di persone si suicidavano, perché tutte le persone che soffrivano dicevano: caspita, se hanno dimostrato l'esistenza dell'aldilà, io non ci sto più qua, e si ammazzavano. Quindi, per assurdo, nessuna certezza mai. La fede non è certezza. La fede crede in qualcosa di grande perché lo sento dentro, ma non può mai essere certezza. Guai, perché
chi ha queste certezze? È impossibile, la vita non è certezza, la vita è un mistero, e quella è l'essenza proprio, per quanto ogni tradizione spirituale dà una sua visione, ma poi è sempre l'esperienza che tu hai della vita, della realtà, di ogni momento. E la vita è un mistero, significa esatto, anche... E anche ai giovani, tu sei giovane, dico sempre attenzione, certo a nessuno piace provare dolore e dobbiamo cercare di evitarli, ma prima o poi arriverà il dolore, quindi la vita non è un gioco ad essere, a che sia tutto perfetto, evitare andoni di dolore, no, ma essere capaci quando arrivano anche le difficoltà di trasformarle, di capire che è vero che quelle ci aiutano a camminare nella vita, alla ricerca di noi stessi. Vedere il dolore e la sofferenza quando accade come occasione di crescita e non come situazione distruttiva del nostro essere. C'era un'altra domanda nei commenti e chiedo giustamente cosa ti ha sostenuto in questa ricerca di te, diciamo in questo viaggio che tu hai fatto alla ricerca di te stesso, a ricercare un senso alla tua vita, questa rinascita. Guarda, sicuramente la famiglia, io mi ritengo che fortunato avere due figlie meravigliose, una moglie che mi ha sempre amato nonostante le mie bizze, le mie scelte, e quello è molto importante. E poi quando ho cominciato a fare gli incontri, davvero gli abbracci dei giovani, dei genitori, incontrare tante persone che soffrono nel silenzio e che portano avanti dignitosamente una vita nonostante grandi difficoltà che possono incontrare. Ecco, ho riscoperto il valore della relazione, l'importanza di un abbraccio, l'importanza di ascoltare gli altri. Questo mi ha dato tanta forza. Sì. Sì, c'era un famoso medico no ebreo dei campi di concentramento, prima parlavi dei campi di concentramento, no? Alla fine la sintesi della sua vita, no? In uno dei suoi ultimi libri ha sintetizzato la sua definizione di felicità, no? Che in essenza la felicità è votare la tua vita a qualcosa di più grande di te per fare del bene per gli altri, no? In essenza, detto da uno che ha vissuto il campo di concentramento, la sofferenza. Quindi la felicità non è prendere, ma dare. Questo è il senso. Questo è il senso. Da lì può venire la felicità, che poi io definisco serenità. Quando noi ci ascoltiamo dentro, quando noi ascoltiamo la nostra coscienza, noi possiamo trovare davvero la serenità e la gioia. Io non credo. Allora, ci sono due tipi di felicità, no? La felicità effimera, quella del avere, ottenere dei risultati, avere la bella macchina, le belle cose, quella arriva e se ne va. Tu devi continuamente alimentarla con nuove cose, no? Ed è un inseguire continuamente. E certo. Io non credo più in quella felicità. Quando mi arriva la prendo, ma non cerco quella, perché quella ti porta fuori strada. Io cerco la serenità, che è quella pace interiore, quello star bene, perché io mi ascolto dentro, perché io scendo a patti con la mia coscienza, perché io davvero non mi dimentico degli altri. E io cerco la parola amore. Allora quello mi porta alla serenità. L'amore davvero mi porta a essere sereno. Bello. Molto importante. Prima hai parlato giustamente del dialogo tra genitori e figli, no? Di quanto è importante parlare con i propri figli, anche se hai dei figli adolescenti, no? E certo, dicevi giustamente, anche questo non è facile, no? Soprattutto nel mondo in cui viviamo, che è così veloce, tutto cambia così in fretta. Certe volte è anche difficile... Io stesso sono un ragazzino, cioè io ho 28 anni, ma certe volte le cose che vive un adolescente oggi faccio fatica a capirle persino io con solo 28 anni. Quindi è un mondo che cambia così velocemente, no? Così radicalmente anche come mentalità, come modo di vivere, anche mi immagino di un ragazzo, di una persona con un figlio, no? E quindi non sempre è facile parlare, mantenere questo dialogo, soprattutto con un figlio che magari si chiude o con cui fai fatica a riuscire a creare uno spazio di dialogo veramente significativo. Su questo magari che consigli ti sentiresti di dare a un genitore che ha problemi di questo tipo? Sarebbero mille e nessuno, però sicuramente mi sento di dire di... Spesso noi genitori vogliamo dare tutte le cose ai figli, non fargli mancare niente di materiale, e poi magari non siamo capaci di ascoltarli, di metterci davvero in ascolto. Hai detto prima bene la parola ascolto. Ascoltare vuol dire che cosa? Stare in silenzio. Noi continuiamo a dire noi cosa devono fare i figli, continuiamo a parlare, non abbiamo mai tempo di stare lì. A volte il figlio deve sapere che nel momento in cui ha qualcosa da dirmi, io sono lì, in silenzio per lui.
devo farglielo sapere. Quando hai bisogno di me, io ci sono, sono qui. Sono pronto ad ascoltarti e non a giudicarti. Quindi smettere di dire ai figli non deludermi, io ti do fiducia, non deludermi. Perché un figlio per non deluderti ha due possibilità. O non fare niente, oppure non raccontarti niente. Spesso non ci raccontano niente, perché hanno paura di deluderci. Vedono quanto impegno ci mettiamo nella famiglia, col lavoro, nel dare a loro le cose, e non parlano più. Quindi smettiamola di dire che ci deludono. Diciamo che ovviamente non siamo contenti se fanno le cazzate, ma però che noi li amiamo sempre, anche quando sbagliano. E poi insieme possiamo andare avanti. Questo è fondamentale. E poi mettere giù delle regole, perché fin da piccoli, per esempio adesso anche sull'uso di questi telefonini, che sono strumenti meravigliosi, ci hanno arricchito tutti, però io un telefonino a 10-11 anni, uno smartphone, non glielo do. Io farei una legge dove sotto i 14 anni non puoi dare uno smartphone a un ragazzino, soprattutto col wifi libero, capito? Lo sappiamo benissimo quali sono, dove vanno a finire i ragazzini dentro in quel mondo, che vengono devastati, e dopo arrivano a 15 anni, fanno delle robe inaudite, perché quello che vedono poi lì dentro, con la pornografia, poi pensano che sia quello l'amore, e lo applicano alle compagne o ai compagni nella vita, e accadono cose orribili. La mente di un ragazzo non è preparata per determinate cose, quindi bisognerebbe essere, i genitori essere molto attenti e condividere con i ragazzi i contenuti, quello che guardano all'interno del telefonino, se gli dai il telefonino. Sei obbligato tu genitore a controllare cosa tuo figlio guarda. E invece purtroppo li lasciamo da soli, no? Perché sono chiusi in casa, in cameretta, col telefonino, ascolta la musica, col cavolo che ascolta la musica. Guai lasciarlo. E senza spiegargli, bisognerebbe spiegargli anche determinate cose, invece no, diventano, facci caso, tu hai una bambina, hai detto? Io un bambino. Vedrai quando arriverà a 12 anni che gli dai il telefonino, cambiano da così a così, in un giorno si trasformano. Mm. E questo non è giusto, non è giusto, bisogna che gli parliamo chiaramente dei rischi che sono contenuti lì dentro e condividere con loro quello che sono i contenuti, insomma. Questo la sento di dire ai genitori. E poi evitare un fenomeno che spesso caratterizzano i genitori, che è quello della dislocazione. Cos'è la dislocazione? Quando noi ci carichiamo di tutte le tensioni, le rabbie, i veleni, io chiamo, che peschiamo durante la giornata, no? Una persona con la quale hai discusso, il cliente che non ti paga, arrivi a casa, tuo figlio per errore rovescia un bicchiere d'acqua, e noi siamo pronti a volargli addosso e urlare come dei pazzi perché ha sporcato, perché ha rotto i bicchieri. Questo è sbagliato, perché noi non stiamo educando in quel momento, ma stiamo semplicemente usando i nostri figli come parafulmini delle nostre frustrazioni. E questo non va bene, perché questi sono dei modi davvero per allontanare da noi i nostri figli. Essere capaci di smettere di brontolare, di urlare, quando siamo nervosi, non affrontare l'argomento, aspetta, respira, lascia passare qualche attimo e affronta l'argomento con una maggiore serenità, altrimenti facciamo solamente dei danni nei confronti dei nostri figli. E poi anche lì, smettila di urlare ai nostri figli davanti magari agli amici, alle amiche, ma prenderli in parte e parlargli sempre da soli. Quando devi fare una critica a tuo figlio, non umiliarlo mai davanti agli altri, non dovremmo farlo mai con nessuna persona. Ci prende, quando ci siamo calmati, si va a fare un giro in macchina e gli si parla, perché le cose vanno dette. Non cercare di parlare, di tirar fuori gli argomenti, ma mai con quella rabbia, mai con l'umiliazione del figlio, ma sempre con la gentilezza. Allora si riesce forse a fare qualcosa. Forse, perché non c'è nessuna ricetta e nessuna magia, è tutto un cammino, un percorso. È un percorso meraviglioso, quello del genitore, che può diventare difficoltoso. La cosa assurda è che ho conosciuto tanti genitori che mi raccontano del loro pessimo rapporto, no, con i figli, che non riescono a dialogare, da anni non c'è dialogo. La cosa assurda è che io avevo un buon dialogo con Emanuele. Forse non lo sapevo ascoltare nel modo giusto, ma c'era un grande rispetto tra me e lui. Recentemente, prima che lui se ne andasse,
eravamo andati in montagna 3 giorni insieme a fare delle camminate in montagna, erano stati dei bei momenti che abbiamo vissuto assieme. E quindi c'era un grande rispetto reciproco, però mi fa pensare questo, che in un certo modo, dov'è che posso aver sbagliato, sì, per dirlo ad altri genitori, quell'atteggiamento quasi di dirgli io ti do fiducia al 100%, vai tranquillo, ti do fiducia, non tradirmi. E questo, secondo me, è stato un errore, perché nel momento in cui Emanuele si è visto perduto, perché dopo aver preso quella droga stava male e lo avremmo scoperto, secondo me lui aveva paura di deludere. E piuttosto che deludere, si è buttato in un fiume. In quel momento, ovviamente, guidato, non era consapevole, certo. non era cosciente, però il suo terrore forse era di deludere il papà, col quale aveva un ottimo rapporto. Allora io dico, non mi deluderai mai, non fare cazzate, ma se le fai, affrontiamole insieme. Io ci sono, sappi che io ti amo sempre, perché tu sei mio figlio, anche se sbagli. Questo è il concetto. Importantissimo. Quante cose ci stai dicendo stasera. Io consiglio anche di riascoltare l'intervista, magari domani, perché poi domani verrà pubblicata la registrazione. In realtà, nei tuoi racconti, nelle, questa chiacchierata che stiamo facendo, ci sono tanti, no, pezzi di informazioni, di consigli, tante piccole perle, no? Qua e là, che magari uno non è sempre facile riuscire a cogliere, tutto magari adesso è sera, quindi sicuramente è utile di ascoltare, no? Invece. Sì. No. Questa vita, quant'è terribile e meravigliosa. Questa vita è proprio così. E io credo che la vita sia davvero un gioco meraviglioso per raggiungere la consapevolezza, che è un parolone. Consapevolezza è capire davvero chi siamo, capire qual è il senso, perché siamo qui. E io sono convinto sempre di più che non ci arrivi alla consapevolezza se non attraversi il dolore. C'è niente da fare. È vero. È come se fossero due mondi. Hai presente Stargate? Hai visto il film Stargate? Dove, certo, c'era questo, no, cancello con il quale tu entravi e passavi e doveva finire in un altro pianeta. Ecco, c'è questo questo cancello che separa il mondo del mio prima, di quando ero una persona normale, diciamo così, che ci starei volentieri, tornerei volentieri lì, ma non posso più. E tu in quel momento tu attraversi lo Stargate, entri e vai in un'altra dimensione. Ecco, è solo in quell'altra dimensione che tu trovi la consapevolezza. Quando resti di qua, sì, puoi star bene, ma vivi di illusioni, come se tu fossi dentro nella grotta di Platone, incatenato a guardare le tue ombre. Ecco, lì attraverso quel cancello tu vai in un'altra dimensione. E lì quella dimensione ti può distruggere, puoi morire, puoi annichilirti, perché vai in un vuoto, in una cosa che non ha, certo, dimensioni né confini, ma se tu, ripeto, tu ami, hai la possibilità, io spero di arrivarci piano piano, a trovare quella consapevolezza davvero, di capire che la vita ha un senso al di là del nostro dolore, la vita può avere un senso grande, che, l'hai detto bene prima, non può essere lontano dal fatto di aiutare chi ha bisogno, aiutare chi è più sfortunato di noi. Il senso deve andare anche in quella direzione. Certo. Che meraviglia. Grazie, grazie per tutte le cose che ci hai raccontato stasera. Io penso che stiamo arrivando alla fine. No, sì, io direi che abbiamo fatto il tempo, 45 sì, minuti, è il primo tempo di una partita. Altrimenti cominciamo, perfetto, ad annoiare, giusto lasciare le persone che vadano a farsi la doccia, bersi un tè caldo, come dicono. Se qualcuno ispirato un po' dalle tue parole vuole un po' approfondire il tuo lavoro, il lavoro dell'associazione, come si fa a restare in contatto con te? Non so se ci sono dei link. Il sito pesciolinorosso.org, e poi abbiamo pagina Facebook e Instagram che è Ema Pesciolino Rosso, una pagina Facebook con più di 300.000 persone che ci seguono. Ema Pesciolino Rosso, lì ogni tanto facciamo i nostri post, li comunichiamo. Perfetto. Perfetto, ottimo. Benissimo.
Benissimo, grazie. È stato un super piacere passare questa serata insieme. Io vi ricordo che ogni mercoledì alle 21 sono sempre qui in diretta per intervistare i maggiori esperti italiani di crescita personale e spirituale. Grazie a tutti per essere stati con noi stasera. Grazie Gian Pietro. Buonissima serata a tutti. Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao a Ciao. tutti.